Benvenuti in sala, per chi ci ha già visto è un ritorno, siamo a una nuova presentazione, a una nuova puntata, è un reality, è una grandissima novità. In questi ultimi anni abbiamo conosciuto tanti chef, tanti ristoratori, siamo diventati molto bravi in cucina, ma magari non sappiamo cos'è una mise en place, quasi tutti mi sono accorta che non lo sanno. Insieme alla nostra giuria e insieme alle scuole alberghiere che partecipano a questo nuovo reality scopriremo tantissimi segreti del lavoro di sala. Meglio dell'Associazione Nazionale Maître potrebbe stare in giuria, no? Quindi qua con me Tassi Francesco e Risi Maurizio. Beh, io voglio ringraziare per Angelo Cornaro, per noi bergamaschi o per chi è stato in città, sicuramente sarà passato in tantissimi anni nel suo ristorante, vero? Beh, in ogni trasmissione che si rispetta c'è sempre anche un buon caffè e quindi io ringrazio il Caffè Caravaggio del gruppo Imete, che è Marco Morgandi, che grazie. È qua con noi. Grazie a te, e per fortuna i ragazzi studiano molto e studiano sui libri Mondadori, quindi ringrazio Francesco di essere qua con noi e in rappresentanza dell'editoria gruppo Mondadori. Sì, oggi ti dimostreranno come preparare i due dressing principali per le insalate, per condire le insalate. Uno è la vinaigrette e uno la citronette. Saranno poi i ragazzi a spiegarci durante l'operazione i componenti di queste salse. Quindi vedremo ogni settimana professori e alunni della scuola IPSAR di San Pellegrino, quindi una scuola storica. Fondina, mente, diamo delle piccole pasta, amalgamarsi, ok, quindi con le... Si sono amalgamati bene, abbiamo la nostra emulsione. Scelto Parimbelli, presentatevi voi. Mi chiamo Manfra Martina e frequento la prima A dell'IPSAR di San Pellegrino Terme. Io sono Valsecchi Elisa e anch'io frequento la classe prima A di San Pellegrino. Che fate nel tempo libero? Uso il telefono e leggo 4 volte. Disegno. Cosa ti piace disegnare? Più che disegnare, colorare i mandala. Ma dai, come mai questa passione? Così. A loro diamo 1 minuto e 50 per prepararle. Adesso prepareremo la vinaigrette. La vinaigrette come si fa con l'aceto di vino. E in pratica prende il nome dal francese e si viene fatta mettendo sul piatto un po' di sale. Poi l'aceto con cui faremo sciogliere il sale. E quando il sale si sarà sciolto faremo un'emulsione con l'olio e se il cliente desidera potremo mettere anche la senape. Dei vantaggi e degli svantaggi dal punto di vista della preparazione? Aiuta solo di più l'emozione, solo questo. Thank you.
Martina, te sei stata perfetta nell'esecuzione, però vedo che qui non si è amalgamato l'aceto e l'olio. Vedi quelle palline di aceto? Mm-hmm. Non si dovrebbero vedere. Okay. Dovrebbe essere una cosa unica, no? Emulsione. Okay. Forse è questione dei tempi, dovevi magari essere un pochino più decisa, no? E se vuoi ottenere una vinaigrette densa e opaca, come deve essere, colorata di giallo, devi metterci per forza, come fanno i francesi, mezzo cucchiaino di senape. Ti viene una bella salsa densa che si attacca alla verdura. Questa è perfetta, va emulsionata leggermente di più. Conosci un altro modo per farla? Allora ti spiego. In Italia la vinaigrette italiana, toscana del centro d'Italia, è diversa. Cioè, sulla verdura condire si mette prima l'olio, poi il sale, è contraria a questa, e infine il limone. Perché? Perché il limone sull'insalata, la goccia cade sopra la foglia e viene assorbita solo da quella foglia. Se tu fai così, impermeabilizzi con l'olio l'insalata e trovi le goccioline e mangi man mano le goccioline o di aceto o di limone per conto loro insieme con l'olio. Le quantità di olio sono giuste. Bene, complimenti. Ed è il Gali Cere Academy, una scuola neonata. Oh, ragazzi, oggi come da programmazione ci cimentiamo a preparare delle salse che vanno come condimento per le insalate. Sale, mentre voi invece... fare anche occhio. Allora, in questo caso il tutto, ci fermiamo. Ci siamo visti a scuola in queste settimane, presentatevi per la giuria e per il pubblico. Io sono Anna Baschenis, ho 16 anni e frequento l'Istituto Guido Galli. Io mi chiamo Sellemioli, quest'anno faccio 16 anni e anch'io frequento l'Istituto Guido Galli. Cosa farete da grandi? Io vorrò fare la sommelier. Oh, bello, e tu? Io vorrò fare il cameriere. Perfetto. Cosa fate nel tempo libero? Io solitamente suono, leggo. Ah, cosa suoni? Il flauto traverso. Ah, brava. Io invece sono in camera ad ascoltare musica o scrivere canzoni o cantare. Io vado a preparare la salsa vinaigrette, quindi mi servirà il sale, il pepe se lo gradite. Vado a spargere il piatto con il sale, con la clip. Prendo l'aceto, riempio metà cucchiaio e vado a stemperare bene il sale finché non si scioglie. Dopodiché vado a mettere il pepe se lo gradite, oppure la senape, che andiamo a formare la vinaigrette senapata. E perché metti la senape? Per legare meglio il condimento, la salsa, l'insalata, e poi dare un sapore pungente. Non so, vado a mettere il cucchiaio. Poi il limone va tagliato in modo centrale, così ricaviamo una parte del limone. Io farei anche con due dita, invece che solo col cucchiaio. Okay. Tocco solo la buccia. Quindi non è un brutto gesto utilizzare le mani? No. Con il cucchiaio vado a togliere gli eventuali semini. Spruzzata di sale.
Vado a dare una mescolina. A occhio si vede, poi nel futuro impareremo con l'occhio a vedere il livello dell'olio. Verseremo sopra la, sopra il cucchiaio e capire. Ecco, io l'avrei emulsionata un po' più velocemente, e questo, vedi come è separato il limone dall'olio? Yes. La devi emulsionare, deve amalgamarsi in modo tale che deve venire proprio molto, molto più densa la salsa. Sì. Una girata, e poi vorrei dire che quando anche tagliavo il limone, hai fatto, quando tagliavi il limone dovevi quantomeno fare il coltello, invece hai seghettare. Bisogna seghettare, perché il coltello sempre, capito? Lo devi accompagnare, giusto? E poi giusto usare il cucchiaio, però come ha detto il mio collega, lo potevi fare tranquillamente con le mani, che non dobbiamo complicarci la vita, anzi dobbiamo renderla più facile. Le due dita aiutano. Anna, nella prova di prima, ha chiesto, poi uscendo, ha detto: volete assaggiare, volete provare l'insalata? Questa è una cosa spontanea che è uscita, che dimostra il fatto che ha fatto una cosa, ci teneva a farla. Una seconda parte gustosissima, quindi valuteremo, in realtà è un'esibizione questa, ma daremo comunque un giudizio sulla mise en place, su come hanno apparecchiato e come andranno a servire il vino. Buongiorno signori, sono Chen Jie della classe quinta F dell'Istituto Ipsa San Pellegrino. Buon pomeriggio, sono Samuel Maffi della classe quinta F sale vendita dell'Istituto Alberghiero Ipsa San Pellegrino. Quindi volete fare i sommelier per passione per il vino? Ho un certo interesse per i vini, però non è il mio obiettivo principale. Cosa farai? Stavo puntando a direttore delle imprese. E invece io vorrei diventare sommelier. Bene ragazzi, avete preparato tantissime cose, io vi lascio iniziare e direi, chiederei ai giudici di fare delle domande a raffica, chiedendo i vari termini, quindi almeno anche da casa. Signori, oggi vi presento gli utensili che vengono usati durante il servizio del vino. Iniziamo subito da questo bicchiere a base larga, chiamato decanter. Decanter che serve, è utilizzato principalmente per i vini rossi, quelli invecchiati in barrique. E cosa serve? Principalmente per ossigenare il vino, quindi sprigionare gli aromi del terziario che un vino vecchio ha. Poi esiste anche un decanter a base più piccola, usata per i vini bianchi, un pochino vecchi, e ha sempre la stessa funzione. Passiamo poi a questa collezione, che serve una collezione di aromi primari, secondari e terziari. E qua c'è una lista di 54 profumi, tra ciliegie, fragole, frutti bosco, sottobosco, c'è di tutto. Passiamo poi a questo che sarebbe un salvagoccia moderno, fatto in plastica e alluminio, rotolandolo così e inserendolo nel boccaio del vino. Questo invece è un salvagoccia stile antico, cioè quello originale, fatto in materiale di argento e vellutato all'interno. È usato il materiale d'argento per la ragione principale che non va a modificare il sapore del vino. Questo è, si può dire, uno degli oggetti più principali che il sommelier ha. Sì. Questa è la chiave della cantina. Sì. E questo è un tastevin. Tastevin che è diviso a metà, una parte seghettata, cioè formata da linee, e una parte puntigliata. Puntigliata che è usato per i vini rossi, mentre quella seghettata per vino bianco. Questa catena, diciamo che va a significare come sommelier importante in un ristorante. Ma perché se la mette al collo quella, lo sai? Sì, viene portato al collo, dico. Che viene sfitato. Siamo una penna. E all'interno è presente il termometro di gradazione Celsius. Questo viene utilizzato nei ristoranti un pochino più semplici, perché può essere intascato. Questo invece è un termometro, da portare, quindi meno pratico, utilizzato direttamente in bottiglia con questo mini barile che ferma il termometro per non farlo cadere. Questo invece non è un termometro, ma un misuratore di gradazione alcolica, sì, per i superalcolici questi. Funziona in base alla densità del superalcolico. Il densimetro di Bon, questo qua è misura la densità del vino in rapporto alle glicerine contenute nel vino, che praticamente le misura con esattezza perché galleggia
a una certa densità e va a fondo a un'altra densità, è vero? Diciamo che l'alter ego a quel del simmetro è il tasteven. Le palline più grosse servono proprio per vedere a che velocità scende la glicerina, quello che si fa nel bicchiere quando si fa. Ma tanto sì, ma tu sei, so che sei già preparato. Adesso passiamo a un'altra misuratore di gradazione alcolica. Questo invece è utilizzato per i vini rossi o bianchi, quelli diciamo non super alcolici. Questo funziona mettendo delle poche gocce dentro questo misuratore e lo si gira. Lasciandolo poi per un minuto, due minuti, inizia a misurare la viscosità, diciamo, dell'alcolico e in quanto è viscoso va a scendere. Sono quattro tipi di cavatappi. Cavatappi che vanno, diciamo, come età. Abbiamo il cavatappi domestico, possiamo dire, quello molto non pratico, molto difficile. Che usa mia nonna. Esatto, quel che hanno a casa tutti, diciamo. Questo che è molto antico, cavatappi, diciamo, primo professionale, utilizzato una spirale, un boccaio per aprire le birre, diciamo. Cassole. E questo, quello per aprire il tappo, diciamo, e per tirare sul tappo. Da questa parte invece abbiamo un coltello, esistono coltelli a lama liscia oppure a lama seghettata, io preferisco quelli a lama seghettata. Certo. Abbiamo questo invece che è un pochino più moderno, utilizzato solamente per i vini, formato sempre dagli stessi ingredienti, stessi materiali, boccaio, spirale e coltello. E finiamo con il cavatappi più moderno. Cavatappi che... Tappi lunghi. Bravo. Cavatappi che ha un meccanismo a molla. Una frizione. Esatto. Scusi? Una frizione. Ah, frizione. Frizione che diciamo è più pratico. Certo. Perché? Evita, perché solitamente quelli... Non tiri di un colpo solo, ma... Esatto. Scusi? Ti fermi e ritorni. Esatto, lo riprendo. C'è poi il cavatappi a doppio corpo, quello che le due conche sono separate, ma quello quando viene usato molte volte inizia a allentarsi, quindi è impratico durante l'apertura. Il cestino, una sorta di cestino per i vini, moderno diciamo. Questo è stato importato dall'Australia con tipici disegni aborigeni. C'è poi il cestino classico, quello tradizionale, che è formato da paglia, quindi un cestino vero e proprio, circondato da un frangino dove viene poggiato delicatamente il vino. Buongiorno, buon pomeriggio, oggi sarò il vostro sommelier. Vi presento questo vino rosso, questa riserva del 2003, produzione della tenuta Castello degli Angeli. È un vino che è prodotto con una miscela di Cabernet Sauvignon e Merlot, quindi vitigni tipici della Francia, prodotti anche appunto nella Bergamasca, dove vanno ad avere, come questo vino, la denominazione di origine controllata, quindi la DOC, e vanno a formare il tipico taglio bordolese con una piccola aggiunta anche di Cabernet Franc. In questo caso questo vino, come tutti i vini riserva di questa tenuta, non viene filtrato né chiarificato per mantenere le sue caratteristiche tradizionali come il profumo, il colore. Potremmo quindi avere una piccola sedimentazione che non deve essere sintomo di un vino magari ormai passato, ma anzi di un mantenimento delle caratteristiche, una garanzia delle caratteristiche di questo vino. Allora, vado ad aprirlo, utilizzo questo tagliacapsula. Ovviamente il tappo non lo tocchiamo con le mani, andiamo a toccarlo con un foglio di servizio, sì. E andiamo ad annusare per vedere se in questo caso il vino sa di tappo. Giusto. Un vino invecchiato che può essere invecchiato o nei cigarillos o nelle barrique o nei tonneau, quindi cambia la capienza. Andiamo a fare l'abbinamento dei bicchieri, quindi per andare a preparare il bicchiere e garantirci la massima possibilità di sentire i profumi. Sì. Vado prima. Versarlo in un ISO da degustazione. Certo. Che eleganza fa del sommelier, sì. Che... vero? Sono i bicchieri. Cosa stai facendo? Sto abbinando il bicchiere. Abbinando il bicchiere? Sì. E perché?
perché così, essendo un vino che non sviluppa solamente gli aromi primari o secondari, quindi quelli dell'uvaggio, quelli della fermentazione, ma sviluppa aromi anche il bouquet grazie all'invecchiamento, certo, soprattutto certo, nel legno, andiamo a parare il bicchiere che magari potrebbe avere, anche se pulito, dei diversi sentori, andiamo a annullare questi sentori per avere una base pronta per sentire solamente quello del vino. Fasi di assaggio di un vino. C'è l'esame visivo, quindi andiamo a vedere il colore, nel caso dei vini frizzanti perlage, poi abbiamo l'esame olfattivo e infine l'esame gustativo. Bravissimo. Tu dici vuoi diventare solo sommelier, sì, esatto, ma in che ambiente? Nei ristoranti. Nei ristoranti o in enoteche. Bene, bene. Ma tu sai che il sommelier fa parte di una brigata? Sì. Di sala? Sì, esatto. Cioè? Che prima dovrebbe fare un po' di sala, sì, un po' di cameriera, esatto, cioè no? Il bettere e poi c'è il sommelier. Io se voglio un professionista lo voglio che abbia iniziato a fare il cameriere. Giusto. Sia passato con me ai vini, ah, abbia fatto un tirocinio ai vini con un sommelier, poi è diventato un sommelier. No. Cioè, la classe è mi è piaciuta molto l'eleganza. Sì. L'eleganza con cui si sono presentati, e qui si evince il fatto che dietro di loro c'è un grande maestro. Volevo solo concludere che c'è bisogno di questi ragazzi nel nostro futuro, perché abbiamo bisogno di queste nuove leve. Grazie mille. Che oggi ci avete lasciato a bocca aperta, vi faccio davvero i miei complimenti, vi auguro un futuro spumeggiante, visto che stiamo parlando di vino. Voglio ringraziare i miei super collaboratori, quindi Giovanni dell'Istituto Galli e il professor Parimbelli dell'Istituto Ipsar di San Pellegrino. Bravissimi i vostri alunni, nulla da dire, veramente. Allora, lascio parola a Pierangelo Cornaro, grazie. Ci dici chi ha vinto la sfida? La giuria si è trovata molto in imbarazzo perché avrebbe dato 10 a tutti. Però nelle gare, nelle competizioni c'è sempre una valutazione, per cui l'Istituto Galli oggi vince con 79 punti e l'Ipsar di San Pellegrino 78 punti. Comunque complimenti a tutti. Sul filo del rasoio. Beh, complimenti davvero a tutti e benvenuti in Sala.